Tanto d'Orso Maschili, Giorgio Gaetani, Jacopo Bietti, Christopher Ciccarese, Luca Mencarini, Matteo Restivo, Michele Malerba, Emanuele Turchi e Fabio Laugeni. Attendevamo Christopher Ciccarese, ha risposto presente ma sorprendente, fa anche rima la prestazione di Mencarini insieme con quella di Restivo. Sì, molto bene con Ciccarese e Restivo che cercheranno di mettere in difficoltà Mencarini passando veloce. Mencarini ha l'ultimo 50 che è sempre stato devastante e loro cercheranno col primo 50 di compensare. Peraltro stamattina è venuto qua Matteo Restivo dicendo: cosa faccio, i baffi me li tolgo o non me li tolgo? No, tienili pure se ti piacciono. Dopo che ne abbiamo parlato in questi giorni di quello che è il nuovo look, la nuova moda al maschile nel nuoto italiano, è venuto a interpellare i diretti interessati che ne stavano parlando. Eccoci qua, Matteo Restivo corsia 5, Mencarini corsia 4 e poi Ciccarese cuffia oro in corsia numero 3. Dovrebbe essere da una di queste luci d'acqua a saltar fuori il vincitore. Concentrazione per un Luca Mencarini che ha regalato momenti altalenanti, luci e ombre, prestazioni da circoletto rosso e poi momenti di oblio. Adesso sembra presentato nel modo corretto per poter aspirare al titolo. 1:57.09 il tempo per andare in Ungheria. Abbastanza buono l'arco in fase di stacco e poi una subacquea che viene interpretata meglio rispetto a Mencarini sia da Christopher Ciccarese che da Matteo Restivo. Beh, loro insomma erano lì a ridosso del podio, sul podio nei 100, di conseguenza hanno capacità di una velocità di base diversa e questa la vogliono mettere in acqua per mettere pressione a poi chi insegue. Mencarini però ha tanti anni di inseguimento alle spalle e sa come gestire questa pressione. Attenzione anche a Bietti con il personale 1:57 notato nell'estate passata, anche se Bietti fino adesso non ha dato l'impressione di essere così in forma. Passaggio da sotto 27 per Christopher Ciccarese, 26:97 davanti a Restivo e Malerba che erano staccati di mezzo secondo e di 8 decimi. Adesso Christopher cerca di resistere ma c'è una bella seconda vasca da parte di Matteo Restivo che prova ad agganciare il romano, prova ad agganciare l'avversario in corsia numero 3 e siamo a 56:73 per Ciccarese, 56:91 per Restivo, vicinissimo ora. Poi pennellano anche una buona subacquea, non vogliono stare a ascoltare troppo gli altri, vogliono sportellarsi tra loro, Ciccarese e Restivo molto bene fino a questo momento, con Restivo che nuota un dorso delizioso, è un atleta piccolo, compatto fisicamente, non arriva all'1,80 però in acqua sembra lunghissimo. Prova il sorpasso, cuffia argento, Matteo Restivo cerca il sorpasso e lo trova su Christopher Ciccarese, Restivo 1:26.89, 3 decimi il distacco di Ciccarese, ma è cominciata anche la progressione di Mencarini, bisogna vedere se è sempre in tempo per provare a chiudere lo spazio che si è creato tra lui e gli avversari. Arriva a grandissima velocità proprio Mencarini, corsia numero 4, parte centrale della vasca, questo è Matteo Restivo che per ora sta conducendo, è sempre lì, piccolo margine di vantaggio nei confronti degli avversari, la rimonta di Bietti ma non c'è più spazio, non c'è più tempo perché per la vittoria c'è la super prestazione di Matteo Restivo, 1:56.55, record italiano cancellato. Damiano Lestingi, cancellata la gomma del 2009, super prova di Matteo Restivo che fa esplodere così la sua felicità, la sua gioia e ne ha ben donde, signore e signori. Qua si va in Ungheria con un tempo mai nuotato in Italia. Bravo Matteo, seconda posizione e maxi recupero per Luca Mencarini che fa 1:57.81, terza posizione per Christopher Ciccarese. Chiudiamo così la cronaca e questo è Massimiliano Rosolino che applaude con Elisabetta Caporale e dice: mamma mia che numero da circo, perlomeno l'abbiamo interpretata così, ma pensiamo di non sbagliare. Si può tenere i baffi a questo punto, altro che una gara strepitosa la sua, sembrava un passaggio assassino ma in realtà era calibrato alla sua condizione. Straripante del momento, molto bello ancora l'ultima subacquea, lì si è visto che aveva energie, quando riesce a spingere l'ultima subacquea è perché ne hai, non hai solo il coraggio, e poi hai tenuto benissimo la nuotata fino a segnare un tempo oggettivamente inatteso, progresso enorme da parte sua e poi questa botta sfoga tutta la rabbia e la felicità, stupenda prestazione. Prestazione spettacolare da parte di Matteo Restivo che viene accompagnato anche in questo momento dall'applauso del pubblico dello stadio del nuoto di Riccione.
E qua ci sono gli abbracci, c'è la commozione del caso, parenti, amici, famiglia tutta che si lascia andare ad un pianto a dirotto nei pressi della nostra postazione. E ci sono i fotografi, ma soprattutto le telecamere della Ita 100 di Milano pronte a pescare questo momento. Applausi per Matteo Restivo. Zona mista, com'è andata da laggiù, Elisabetta, Massimiliano? Beh, tanta emozione, Massimiliano per il momento l'ho perso, ma tra poco ritornerà. La battuta è se vieni tu o comunque se sei nelle vicinanze o se il record è tuo, qua saltano i record, vengono battuti. No, bellissimo, bellissimo. Ancora in lacrime Matteo Restivo, può tenere il baffo, adesso forse riuscirà a ricomporsi, chi lo sa, nell'avvicinarsi alla zona mista dove sta entrando in questo momento, accompagnato anche dall'ufficio stampa della Federnuoto, nella figura del capo ufficio Francesco Passariello. Eccoci. Che ringraziamo ovviamente per il supporto a Elisabetta Caporale in zona mista, ma anche per le informazioni che ci vengono recapitate. Vai! Ancora emozionato, immaginiamo i baffi non vanno più tagliati allora. È stata una decisione combattuta se tagliarli o no, perché ho ricevuto diversi che belle immagini ho ricevuto diversi messaggi del tipo lasciali, allora ho deciso di tenerli, saranno la mia firma. Beh sì, dopo questo record non puoi più toglierli. No, poi è un record a cui non potevo assolutamente neanche nei più diciamo arrembanti sogni sperare, e quindi non mi escono le parole. Comunque tutto è frutto di un lavoro durissimo ed è grazie al mio allenatore, soprattutto ai miei allenatori Paolo Palchetti, Giovanni Bosi per la palestra e Luca Mecchini che ci aiuta in acqua, che abbiamo curato i dettagli che mi servivano. E tanto sudore, tanta fatica, allenamenti al limite. Poi vorrei salutare, adesso che ho l'occasione, i miei amici di Udine che mi hanno fatto una sorpresa bellissima ieri a venire qua, e tutti i miei amici dell'università che oggi sono in CDS dove studio ogni giorno, i miei compagni di corso di medicina che mi stanno sicuramente guardando e stanno tifando per me, e anche grazie a loro che riesco a portare avanti tutto. Sai, si vedeva che c'è tanto in questo record, perché la tua emozione è veramente forte. Sì, per chi mi conosce sa che la mia carriera non è mai stata sfavillante, sono sempre stato all'ombra dei ragazzi che mi precedevano nei 200 dorso, miei coetanei o nel caso di Mencarini anche più giovani, che oggettivamente hanno avuto una carriera giovanile sfavillante, comunque a livello assoluto insomma hanno dominato per qualche anno. E ora ci sei tu. Ora a quanto pare tocca a me, se ce la farò a reggere per qualche anno, vediamo. Ma speriamo di sì, Certo. Grazie, complimenti. Grazie. Complimenti, record italiano polverizzato da Matteo Restivo, Damiano Lestingi 1,56,91, 4 decimi meglio da parte di questo ragazzo 1,56,55. È riuscito a limare in maniera sorprendente un limite che era stato nuotato in gomma da Damiano nel 2009, per la precisione il 5 di marzo, ed era stato nuotato proprio in questa vasca, quindi un record che oramai resisteva da diverse stagioni, record in gomma. Poi in tessuto il migliore era Christopher Ciccarese 1,57,21, un tempo spettacolare se lo confrontiamo anche con il fatto che non c'è più la tecnologia con cui era stato nuotato dal precedente detentore.